Seconda tranche di vacanze, e c'è sempre un bel tempo, ovunque andiamo, sempre con i nostri barbecue, stavolta a bordo di una e-tron Sportback. Ciao e-tron. Allora, questa sera facciamo un video esperienziale perché ci troviamo a casa di Roberto, che si chiama così da quando Benigni ha vinto l'Oscar per La vita è bella. Perché facciamo un video esperienziale? Perché semplicemente utilizziamo la legna. La legna che non abbiamo mai impiegato qui su BB Cool. Vedete il camino che c'è, vedete i sigari di Roberto che sono dentro, morti ormai, lasciate andare. Vedete il cartone che ci servirà per accendere. Faremo un po' di cose. Faremo un po' di cose che significa faremo un po' di cose facili, da grigliato un po' ignorante, no? Quella che un po' ci piace, quella con la quale siamo cresciuti, Roby, giusto? Ecco, Certo, esatto. roba ignorante. Adesso vediamo che cosa fa Roberto e lo seguiamo in questa esperienza mistica. Allora, Roby, cosa stai facendo? Pizziamo al fuoco. Appizziamo il fuoco, in sostanza sta mettendo una sorta di castelletto sopra il nostro cartone con dei listarelli che ha precedentemente tagliato con questa accetta, un'accetta che fa parte della famiglia da 86 generazioni, una cosa meravigliosa, la vedete qui, e con questi piccoli listarelli adesso inizia a dare un pochino di combustione. Cosa utilizziamo per accendere? Un banalissimo accendino, direi, visto che Orgoglio andiamo in italiano, plastica. il Orgoglio Bic. italiano, bel Bic, ecco che è benissimo, italianissimo. E vedete, Big italiano. intanto c'è la figlia di Roby che sta chiedendo la chiappa colori a papà, bene così. E La chiappa colore, amore. vedete che Roberto adesso sta semplicemente appicciando il fuoco nel cartone. Cartone ovviamente pulito, quindi non abbiamo residui tossici, bla bla bla. E una volta che andremo ad avere una bella fiamma, andremo a vedere che cosa accadrà. Ok, vedete che ha preso la prima fiammella, adesso continuiamo ad aggiungere legno e ad aspettare poi alla fine che termini di accendersi. Quanto ci impiegheremo, Roby, secondo te? Se va bene poco, se va male Puoi tanto. dire quello che vuoi, tanto poi taglio il video, potrebbero anche essere 2 minuti, però io mi fido di te, quindi tu mi darai una risposta sincera. Dai, vediamo quanto ci mettiamo. Facciamo partire il cronometro da ora. Ma come sta prendendo, Roby? Come sta prendendo? Qui ci serve ancora un po' di carta, secondo me. Cosa ne pensi? No, secondo me ha No? preso. Ha preso, allora adesso sopra mettiamo i pezzi più grossi e andiamo a distribuirla. Come funziona? La facciamo prendere bene con i pezzi piccoli, poi track, i grossi, Andiamo sui facciamo la grossi. E facciata. poi cuoceremo su questa piastra? Pietrone, Pietrone? Tacchio, pietrone è pietrone si vero. chiama. Ragazzi, questi qua saranno 3 cm di spessore, una lunghezza minimo di 70. A capuccino, se ne è 5 quelli. Sì, forse 5. Ma io non sono abituato con le misure grosse. E intanto vedete la catasta che sale, sale, sale. E non fa male. Prego, proceda. Sale, sale e non fa male. Esattamente. Vedete che Roby, grazie a questa griglia, sta andando a Tetris incastrare da tutti. piccoli. Ecco, esatto, Tetris con cui siamo cresciuti. Attenzione anche all'accettata. Questo diventerà una parte di slomo, occhio. La lama non è proprio Vabbè, sono da 80 generazioni che ce l'ha in casa normale. Intanto vedete che qui abbiamo iniziato a mettere i pezzi, quelli grossi, quelli da 90, e vedete la fiamma, vedete la fiamma, e vedete i lapilli, forse non li vedete, forse sì, la nuvola di calore, forse la vedete, forse no, però io sono ammaliato, dall'altro nel fuoco cammina con me, è sempre bello da vedere. Mentre qui abbiamo raggiunto le temperature più o meno dell'inferno, guardate che fiamma poderosa, potente. Ogni volta che vedo un fuoco del genere penso a quelli che sono morti sul rogo e mi dico, ammazza, a me dà fastidio da qua, figurati loro. Vabbè, questa è una considerazione banale che potevo francamente evitarvi, però vedete quanto tira. Mamma mia, che caldo fa! Ma che caldo fa! E intanto qui, come suggeriscono, stanno per chiamare i pompieri perché guardate la natura che c'è intorno a noi, inevitabilmente qui Ci vuole qua il caldo per andiamo. cuocere, Ci no? vuole il caldo, sì, è verissimo, questo è verissimo. Soprattutto per accendere il legno, per cui una fiamma mitica, direi. Quel fuoco poderoso che avevamo fino a 5 minuti fa, adesso si sta non tanto rinvigorendo quanto stabilizzando. Per cui, Roby, che cosa ha fatto? Ha tagliato dell'altra legna in pezzetti piccoli, perché saranno poi i pezzetti piccoli ad andare ad alimentare la nostra piastrona.
Pietrona. Dai, non riesco proprio a dirla che è una pietra. Cosa vuoi fare? La vuoi mettere? Yes. Mi spiace non darti una mano, sono qui a riprendere. Che peccato, che peccato. Sì, sì, ah, ecco, molto bene. Vedete che Robby sta domesticando la fiamma, o quantomeno ci sta provando. Io adesso mi metto di qui, perché sarà un lavoro di fino. E attenzione, arriva Robby. Peso? Tanto. Peso notevole. Però vedete che ha delle guide che lo aiutano. E la pietrona è a posto. Quanto serve più o meno per portarla in temperatura la pietrona? Servirà un pochino? Secondo me mezz'ora. Mezz'oretta. E allora vediamo tra mezz'oretta cosa succede. Intanto noi continuiamo ad alimentare il fuoco sottostante, che in questo momento non mi sembra proprio che abbia bisogno di essere alimentato. E alimentare anche, diciamo, la sete, dai. Alimentare anche la sete. Infatti ho sete e qui la birretta. Molto bene. Ovviamente noi abbiamo qui una pietra che va pulita. Come la puliamo, Robby? Con la... aceto. Con l'aceto. L'aceto di vino bianco, che abbiamo già visto. In realtà noi sulla pietra non abbiamo mai fatto niente, questa per noi sarà la prima volta, vediamo un po' come va. Intanto qui viaggia. Come facciamo a capire se è calda la nostra pietra? Diciamo che si sta scaldando, complice la fiamma pazzesca che abbiamo. È tornato l'inferno intanto dentro. La lasciamo evaporare, ma aspettiamo ancora un po'. E noi in giro lo stiamo facendo, hamburger, booster, da grigliati ignoranti, guardate la maiarda dell'hamburger di tacchina, guardate quella meravigliosa dell'hamburger di manzo. Menù bimbi. Menù bimbi. Infatti i panini sono quasi pronti. Allora, hamburger e booster sono andati, non abbiamo fatto neanche tempo a toglierli dalla nostra pietrona. Adesso invece qui abbiamo due baffe di costine. Cosa dici? Vogliamo provare a girarle e vediamo come sono sotto. Le abbiamo già lasciate su circa 10 minuti. Stiamo irrorando ovviamente con che cosa? Con... ecco fatto, perfetto. E ovviamente adesso andremo a segnarle anche dall'altra parte. Andiamo con una cottura così. Stiamo aggiungendo soltanto olio, un po' di vino bianco, un pochino di sale, un pochino di pepe. Prosecco. Prosecco, giusto, prosecco. Continuiamo a far andare le nostre costine. Intanto ci sediamo a bere qualcosa. Stiamo andando sempre su... temi di una grigliata. La costina così non so come verrà, perché è la prima volta che la faccio sulla pietra, di solito la faccio in diretta per mille ore. Oh. Allora, sono passate tre quarti d'ora e abbiamo deciso di togliere le nostre costine, la nostra baffa, dal fuoco. Adesso tagliamo e vediamo come sono. Abbiamo preso tutto ovviamente qui in Trentino, macelleria Anselmi, che ci ha lasciato la pleura. Non gliene faremo una colpa, noi non ce ne siamo resi conto, quindi amen, va bene così. Vedete che la costina dentro è cotta, bella ovviamente, piena di crosticine, l'abbiamo fatta andare tanto spesso sull'osso, perché tanto l'osso non lo mangia nessuno. Quindi adesso andiamo a tagliarcene una e la proviamo. Proviamo. Oh, è morbida. Robby, è morbida. Che bella faccia! Esatto. Adesso andiamo a mangiarci tutto. Non c'è niente da fare, se hai uno spazio adeguato fuori e la possibilità di utilizzare qualcosa in muratura, il legno è veramente power, come dicono quelli che ne capiscono. Avete visto che cosa abbiamo fatto con Robby? Abbiamo fatto la grigliata ignorante, e la grigliata ignorante è stata divertente. Divertente perché ci siamo misurati, almeno io per la prima volta, con questo combustibile, diciamo combustibile se vogliamo in maniera impropria, però con questa genesi di cottura che è pazzesca, con questa pietrone che pesava un quintale, poi l'ho spostato io per metterlo a posto. Ho l'ernia, devo andare da osteopata più tardi perché Maron benedetta la dell'incoronetta. Le costine, tra l'altro, fatte sulla pietra, cavolo, sono venute veramente bene. E allora mi sto chiedendo, ma non è il caso che mi compri un barbecue in muratura da mettere sul terrazzo Giussano? Che cosa ne pensate? Magari ci facciamo una storia Instagram e mi date il vostro parere. In chiusura, come sempre, Luca @bbcool.it per le domande, Diana @bbcool.it per le informazioni commerciali, il Bornos e bbcool via Direct su Instagram per le immagini delle vostre grigliate, magari anche quelle nel camino a legna. Vi ricordo come sempre canale Amazon, canale Telegram, insomma non stiamo qua a ripetere mille volte i concetti. Qui per iscrivervi, mi raccomando, campanella, così sarete sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni. E qui il video più attinente a voi. Una volta... vabbè, no, non ve lo racconto. Ve lo racconto la prossima volta. Ragazzi, un bacione.